Io mi chiamo Regina López Muñoz, vengo dalla Spagna, sono di Malaga, però abito un po' più al nord, vicino ai Paesi Baschi, La Rioja, da parecchi anni. Sono traduttrice da più di 12 anni e traduco solamente i libri, traduco la letteratura, i romanzi, libri per bambini, libri di memorie, libri di cucina, tanto fumetto. E traduco dal francese, dall'inglese, dall'italiano e dal portoghese. Praticamente traduco romanzi, libri di memorie, biografie e qualche saggio. Tra i libri che ho tradotto in questi anni, direi che i più importanti per me sono, ad esempio, gli 8 libri di Edna O'Brien, che ho tradotto dall'inglese dell'Irlanda in spagnolo. Ho anche tradotto un'autrice portoghese che era stata un po' dimenticata e che adesso si sta recuperando, che si chiama Maria Judith de Carvalho. Dall'italiano ho tradotto Il Bosco degli Urogalli di Mario Rigoni Stern. Adesso sono venuta per tradurre un libro di un'autrice svizzera italiana che si chiama Sara Catella e che ha scritto il suo primo romanzo in 2022, pubblicato da Casa Grande, che si chiama Le Malorose, confessione di una levatrice. Nel mio paese abbiamo la fortuna di avere qualche casa editrici che storicamente vengono pubblicando molta letteratura italiana. Mi viene in mente Anagrama, ad esempio, che poi è stata comprata dalla Feltrinelli. E dunque nel catalogo di Anagrama si trovano un sacco di autori, autrici italiani molto importanti, contemporanei come Alessandro Baricco, Melania Mazzucco, Niccolò Amaniti. La Casa delle Traduzioni è la prima volta che ci vengo. L'ho conosciuta grazie a un collega spagnolo che è venuto parecchie volte e sono veramente affascinata dal fatto che esista questa casa per i traduttori, piena di libri, piena di dizionari, in un posto così in centro città, che è facilissimo spostarsi da qualche parte, è veramente è un lusso, è un privilegio di poter lavorare qui. È anche difficile diventare traduttora letteraria perché non è il mestiere con cui si guadagnano più soldi, devo dirlo, però per me è veramente quello che mi piace di fare, no? Non mi immagino facendo un'altra cosa e poi tradurre per me è un'attività quotidiana, è assolutamente integrato nella mia vita ed è una forma di riconciliarmi con le esitazioni, con il dubbio. Sono una persona molto indecisa e mi devo confrontare ogni giorno il fatto di dover prendere una decisione, di capire, di decidere che ho veramente capito quello che l'autrice ha voluto dire. E questo per me è molto, molto importante perché mi aiuta a crescere personalmente anche. Una parola, un verbo che mi piace particolarmente in spagnolo e che non è per niente difficile né strano perché è una cosa quotidiana, è il verbo madrugar, che vuol dire alzarsi presto la mattina. Forse anche perché sono una persona mattinale che si sveglia presto la mattina, però mi piace perché normalmente non c'è un equivalente nelle altre lingue che io traduco. E quando trovo in un testo in italiano che sto traducendo in spagnolo o in un testo in francese, se le vedo o alzarsi presto, è vero che a volte non ci pensi tanto e puoi avere una certa tendenza a scrivere, a fare una traduzione letteraria, levantarsi temprano. Però cerco sempre di utilizzare questo verbo perché mi piace, è molto bello.